A Claudio Igardi. Buon pomeriggio, anche questa mattina Piazza di Siena si è svegliata sulle note della Marsigliese. Hubert Bourdi in sella a Milude Subligny ha vinto infatti il premio Gucci, categoria all'americana. Il cavaliere francese ha dunque bissato la vittoria ottenuta il giorno inaugurale nel premio delle Azalee, negando il primo risalto in questo concorso ai colori italiani. In seconda posizione troviamo infatti Filippo Mojerson in sella a Cavallo Magazine Dugano. Il pomeriggio odierno sarà totalmente dedicato alla prova più attesa, la Coppa delle Nazioni, che vede in gara 9 squadre ufficiali. In ordine di ingresso in campo Svizzera, Gran Bretagna vincitrice della scorsa edizione, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Stati Uniti, Germania Federale e Italia. L'equipe azzurra, guidata dal responsabile tecnico Graziano Mancinelli, partirà dunque per ultima e sarà composta dai seguenti binomi: Giorgio Nuti su Lerri, Giovanni Molin su Orduna, Diego De Rio su Petit Pas de Pommier e Uberto Lupinetti su Temple Gear. Inutile nascondere che questo impegno, tradizionalmente termometro ideale per saggiare la temperatura di una squadra, si presenta estremamente difficile per la nostra formazione. Ieri Mancinelli ha dichiarato che si aspetta una prova d'orgoglio da parte dei prescelti a rappresentare l'Italia, ma che si riterrebbe soddisfatto di un quinto posto. L'augurio è che i nostri quattro cavalieri riescano ad andare al di là delle previsioni della vigilia. I colori azzurri non primeggiano in questa competizione dal 1985. Potrete seguire in diretta la telecronaca della Coppa delle Nazioni su Rai 2 a partire dalle 16. La linea Danila Bonito.